Daniele Quadrini, ti chiedo subito perché hai scelto Arezzo. Comunque tu hai un trascorso importante alle spalle, ecco, perché hai scelto di ripartire da Arezzo e dalla Serie D? Sì, ho scelto Arezzo per un progetto ambizioso, importante, che con il presidente e il vicepresidente ne abbiamo parlato. E ho avuto un po' di tempo, insomma, per pensarci, ma visto il blasone della società, il nome e il campo, insomma, queste altre caratteristiche mi hanno fatto scegliere Arezzo, insomma, ecco. Domenica hai visto anche la squadra dal vivo, che impressione ti ha fatto? Tra l'altro arrivi anche in un momento in cui la squadra è in crescita, no? E quindi forse sarà anche più facile per te inserirti. Sì, no, ho visto una squadra in salute che gioca, è propositiva e gioca a calcio, perché ho visto anche delle buone trame di gioco, insomma, e ha creato anche molto. E delle squadre sicuramente sarà molto più difficile dove si chiuderanno, come questa di Spoleto domenica, si chiuderanno, insomma, quindi gli spazi via si riducono, sono più stretti. Ho caratteristiche di dribbling, brevilino, insomma, tecnicamente, insomma, discreto giocatore, speriamo di mettere queste qualità subito a disposizione per l'Arezzo, insomma. Ecco, ovviamente ti stai già allenando da qualche giorno con la squadra, hai parlato con Mezzanotte, ecco, tatticamente dove il mister ha idea di collocarti, anche su quelle che sono un po' anche poi le tue caratteristiche? Ma abbiamo parlato a seconda dello schema che adotterà, insomma. Io sono una punta, un centrocampista offensivo, come volete. E come 4-2-3-1, esterno alto a sinistra oppure dietro le punte, insomma, tra virgolette è indifferente, e mi metto a disposizione a seconda dei vari moduli che potremmo adottare, ecco. Ecco, prima in conferenza stampa hai detto che avrai almeno bisogno di un paio di settimane per essere completamente a regime, però ecco, c'è una possibilità eventualmente di una tua convocazione già domenica per una partita importantissima sulla Miata? Ma io me lo auguro, insomma, un paio di settimane per arrivare a un buon livello, però comunque discretamente non è che fisicamente sto maluccio, insomma, anche di peso, mi sono anche allenato, quindi di conseguenza è normale, il ritmo partita mi manca, però si acquisisce soltanto giocando, penso quello.